Tra crisi, tasse e casta siamo ormai alla bancarotta. L'esclamativo che fotografa la terribile realtà che stiamo vivendo è il tema conduttore del numero 3 di Liberamente, la rivista aperta di informazione e diffusione di conoscenza edita dalla Fondazione Scop. Eppure, una strada per uscire dalla crisi incombente c'è, come viene spiegato nell'editoriale, ed è quella che Schumpeter definisce la distruzione creativa, a patto però che i governanti, politici o tecnici, a questo punto fa poca differenza, imbocchino realmente la strada di favorire la libera impresa. L'idea, suggerisce Marco Parisi, è quella di un capitalismo all'italiana, un modello capace di essere creativo, innovativo, internazionale. Perché, come spiega nel tradizionale punto Carlo Lottieri, la soluzione è rilanciare il privato abbandonando una volta per tutte lo statalismo che ha ferito a morte la nostra società, abbandonando al suo destino la casta, quella fatta dai mestieranti della politica che, come denuncia Alessandro Vitale, conduce al tracollo. Un tracollo sì politico ma anche sociale nel momento in cui la corruzione, come argomenta Marco Feraci, rappresenta purtroppo ormai un fattore intrinseco del nostro sistema politico e economico, costringendo, come evidenzia Giacomo Zucco, a continui annunci di tasse, balzelli, aumenti di tariffe e contributi che stanno anestetizzando l'opinione pubblica che intanto vive con fastidio e sempre maggiore ripulsa quella che Diego Menegon definisce la beffa dei rimborsi ai partiti. Il risultato è che, come denuncia Leonardo Facco, tra tasse e spesa, questa nostra povera Italia ormai ai limiti estremi, si sta trasformando in una Titanic. Ed allora, ecco venire in soccorso la scuola austriaca che, come ricorda Lorenzo Infantino, sin dal lavoro di Menger, si è sempre posta a difesa della società aperta. D'altronde, riflette ancora Infantino, le teorizzazioni della scuola austriaca sono necessarie per capire il processo di globalizzazione in atto, che a suo avviso altro non è che l'ordine inintenzionale esteso a livello planetario. Certo, rimane vivo il dibattito sul ruolo delle banche centrali e soprattutto, come ricorda Nathalie Jansson, sul come, quando e se devono intervenire in soccorso degli stati. Con il suo focus, Silvio Boccalatte mantiene aperto il dibattito sulla Costituzione spostando la sua attenzione sull'articolo 2, considerato un esempio di come, tra solidarietà e diritti, sia una sorta di piano di rinvio plasmato dalle esigenze della politica concreta. Andando, come nel suo stile controcorrente, Sandro Scoppa punta sul sostituto d'imposta definendolo provocatoriamente una slot machine da abolire e ricordando che già nel 2000 i radicali avevano raccolto le firme per un referendum abrogativo. Se Bruno Bordignone riflette sulla libertà della scuola a 50 anni del Concilio Vaticano II, di chiese e liberalismi parla Antonella Cimerosa recensendo l'ultima fatica letteraria di Raimondo Cubeddu, mentre Rossella Galati analizza il libro di Salvatore Carrubba, Il cuore in mano, viaggio in una Milano che cambia e non lo sa. Come sempre, ormai da qualche numero, è la storia del liberalismo a fumetti su testi di Sandro Scoppa e disegni di Angela Fidone a chiudere il numero 3 del 2012 di Liberamente.